Il caro carburante non colpisce però solo il mondo del commercio, sono molti genovesi che hanno deciso di trovare soluzioni alternative per muoversi in città. Tra queste, la bici, anche se il prezzo della benzina non è l'unico motivo. Vivo a Quinto e lavoro a Quarto alla Casa della Salute. Sono un'infermiera e quindi credo nella salute. Io cerco di andare in lavoro in bici più che posso, sì. Dopo Quando ho fatto questa scelta? 2 o 3 mesi che maledivo la pista ciclabile perché aumentava le code, dopodiché mi sono comprato la bicicletta e vado in ufficio in bici. Poi i consumi casa ufficio non sono un granché, però più che altro fa bene, quindi uno riesce a uscire a cena, mangiare, bere e poi consuma qualcosa. Qua vicino ho un magazzino, ci tengo la bici, una o due volte alla settimana vengo qua. L'auto non la uso mai, uso solo lo scooter per andare a lavorare. Everything together, the maintenance costs, you know. Avere un'auto qui costa troppo, il prezzo del carburante è altissimo, per non parlare del parcheggio. Ho preso la decisione di usare il monopattino elettrico e sono molto contento. Certo, bisogna stare attenti. Metro in everywhere. So it is easy for me to use it and even for example right now I can use it in the walkway to visit the sea and everything together. È vero che tra parcheggio, benzina, alla fine. Sì, beh, però mi hanno rubato una bici da 500 euro, quindi non sono la persona più adatta e scelgo delle bici leggere per portarle in cantina e quindi cioè, spendo per la bici, ecco, non, magari non per l'abbigliamento, però per la bici sì. Io ho dismesso completamente, sono stato vespista per anni, ho dismesso, diciamo, con pianto emotivo, ma con grande soddisfazione da un punto di vista di effettivamente, diciamo, la libertà di movimento è impattata, nel senso che effettivamente bisogna andare poi a, diciamo, a complementare con i trasporti pubblici piuttosto che aiuti da altri e simili quando si va oltre certe distanze. Magari ha visto nell'ultimo periodo più persone che scelgono di andare in bici o che magari si sono unite, appunto, hanno scoperto la passione, Questo non glielo so dire perché non sono aggregato a molti gruppi, certo. però sì, nel senso che improvviso quando ho tempo prendo e vado, però mi pare che ci sia un pochino più di movimento da questo punto di vista. Non so se sia legato alle piste ciclabili, questo non glielo so dire, però qualcosina di più si vede, mi sembra.